Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questa nuova partita di StarCraft 2. Cosa sta succedendo? Aspettate. No! Bene ragazzi, terzo match tra. Terzo match tra Jakiji e Stardust. Primo match vinto da Stardust, secondo match vinto da Jakiji. Jakiji che fa la ciserata economica per eccellenza che si fa in questa mappa, ovvero prendere il suo centro di comando, spostarlo nella base oro e spostarlo nella base oro e poi andare a minare direttamente dalla base oro all'insaputa del suo avversario. Vecchio volpone di Jakiji. Stardust non sospetta di nulla, sta andando con il suo normalmente con il suo andrà probabilmente di 12 portale, 12 15 gas, eccetera. Jakiji che si è andato a prendere la base oro, attualmente è indietro per quanto riguarda l'economia e il supply rispetto all'avversario, ma può recuperare, visto che i minerali oro se ne portano 7 e non 5 per ogni SCV, e anche, credo, il Vespene, che se ne porti 5 e non 4, quindi può recuperare, butta giù la caserma a 10 e non a 12, ma può permetterselo perché ha delle income superiori. Andiamo un attimo a vedere. Vedete, pur avendo meno lavoratori del suo avversario, ha delle income superiori de derivanti dalla base oro. E vediamo cosa succederà se quando Stardust scoprirà questa cosa. Jakiji che quindi si gioca il tutto per tutto con questa mossa di prendersi la base oro, va a scoutare in questo momento con questo SCV come se fosse tutto nella norma. In realtà non è tutto nella norma. Addirittura apre a Reaper come se nulla fosse, invece qualcosa di anomalo c'è. Abbiamo il centro cibernetico in arrivo per Stardust nei tempi previsti, probabilmente ha già bancato il gas necessario per fare sia la ricerca mi verrà in mente, portale dimensionale che del nucleo della nave madre. Vediamo un po'. Nucleo della nave madre prima della ricerca del portale dimensionale, addirittura cronobustato. Nexus in arrivo da parte di Stardust, visto da. Sì, se non l'ha visto prima, l'ha visto in questo momento da Jakiji. Torniamo al visuale normale. Nucleo della nave madre che esce e scaccia via il Reaper. Mentre vediamo che di qua Jakiji butta giù altre due caserme. Quindi Jakiji decide di andare monobase. Forse butterà ora giù un centro di comando. Questo SCV probabilmente sta andando a scoutare per vedere se ci sono dei piloni costruiti in posizioni strane. Secondo gas in arrivo per Jakiji. No, comunque è solo per i minerali che vale la storia dei 7. Il Vespene viene preso sempre a qua di 4 in 4. Mulo che si demolisce. Mulo che si demolisce perché ha finito il suo ciclo vitale. Granata concussiva in arrivo per i Marauder. Non c'è ancora espansione in arrivo per Jakiji. Forse non lo vorrà fare, tenterà un all-in monobase. Nel frattempo Stardust sta prendendo il largo con la sua seconda base. Ha una veloce occhiata alle income che stanno diventando superiori in questo momento per il Protoss, ma il Protoss attualmente ha 9, quasi 10 lavoratori in più del suo avversario. Piccolo gruppo di Marine Marauder che entra, prova ad andare di prepotenza in base. Vediamo il gruppo della madre è carico, sì. Vediamo. Attacco abbastanza prolifico da parte di Jakiji. Stardust si ricorda in questo momento del nucleo della nave madre. Jakiji che però entra in base, non ci sono quasi più unità difensive. C'è solamente il nucleo della nave madre. Distrutto il marine, il Marauder non può sparare in aria, quindi questo Marauder è morto. Potrà forse fare qualche danno. Ci sono altri due, tre portali per Stardust che completa in questo momento la ricerca del portale dimensionale. Vediamo, due portali vengono subito aperti. Questo qui finirà la produzione di questo
Stalker. Vediamo cosa c'è di qua. Abbiamo un'accademia di fantasmi monobase costruita in maniera ignorante. Quindi vorrà portare qualche fantasma per fare degli Emp Jakiji, forse per scaricare il nucleo della nave madre, oppure le Sentry. Stardust che è costretto a difendersi da questo attacco portato monobase da parte di Jakiji. Ottimi questi force field che isolano questo Marauder che probabilmente verrà distrutto. Probabilmente sì, c'è la granata concussiva, sta arrivando sia Stimpak che Scudo, non ci sono altri Photon Overcharge per Stardust. Jakiji che sta facendo un sacco di danni. Veramente tanti danni, sta arrivando in questo momento il nucleo della nave madre, però non è carico, vediamo se verrà distrutto, ma ci sono un solo Marauder in questo esercito. I marini stanno arrivando da dietro, pullate tutte le sonde per tankare il danno, stanno tankando veramente bene, fanno, oltre che tankare, fanno anche del danno. Il numero di persecutori diventa 4 e a questo punto Jakiji è costretto a tornare indietro. Rapporto lavoratori uccisi 17 per Jakiji. Stardust a questo punto deve tirare fuori l'esercito come se non ci fosse un domani. Addirittura ha messo in produzione il potenziamento del più 1 alla corazza per aumentare la longevità del suo esercito. Vediamo qui che l'Accademia dei Fantasmi è completata. Vediamo a questo punto Jakiji ha bisogno assolutamente delle Medivac. Non ha ancora buttato giù espansioni Jakiji. Detto mi suona strano, addirittura 19 su 18 SCV, un SCV in più di quello che può rimanere. SCV che vengono portati assieme all'esercito, quindi tutti gli effetti un all-in. Quello di Jakiji, più uno alla corazza ricercato, più uno all'attacco in ricerca da parte di Stardust, ma non lo vedo molto bene Jakiji, ormai l'economia di Stardust si è consolidata, specialmente lato Vespene. E quindi da questi tre portali può effettivamente tirar fuori tutto quello che può. Ottimi force field per bloccare fuori una parte dell'esercito di Jakiji e tenere dentro un piccolo manipolo. Altri ottimi force field, queste quattro unità verranno sicuramente perse perché queste unità qua sotto non possono attaccare. Continuano ad arrivare rinforzi da parte di Jakiji. Arriveranno le Medivac forse un po' troppo tardi per dare una mano. Vengono fatti fuori un piccolo gruppo di SCV. Ottimo force field per dividere l'esercito ancora una volta. L'esercito di Jakiji. Bellissime queste micrate di Stardust. Nucleo della nave madre che attiva il Photon Overcharge sul Nexus. E quindi queste unità devono tornare per forza in base. Non si sono ancora visti Ghost, nonostante quella Accademia dei Fantasmi costruita qua in basso. Vediamo se cosa sta succedendo in questa zona. Ci sono stati un po' di edifici che volavano a caso. Due Medivac in arrivo in questo momento da parte di Jakiji, che sta a tutti gli effetti allineando monobase proprio avversario che però a questo punto si permette di buttare giù altri portali perché l'economia glielo permette. Attualmente ha 4 portali attivi, tra un po' saranno 6. Mentre non ci sono ancora le Medivac per curare o per droppare in modo da evitare i force field. Se devo essere sincero, ragazzi, non la vedo bene per Jakiji. Vediamo se con queste Medivac riuscirà a fare qualche danno aggiuntivo. Vediamo. Ottimo tempismo della sonda che vede le Medivac arrivare. Proprio movimento da parte di Jakiji che presenta tutto il suo esercito. Vediamo se si concentrerà sui piloni. No, non si concentra sui piloni. Ottimo force field qui per evitare che le unità andassero a picchiare sulle sonde. Vediamo se affrontano con eserciti in linea. Warpata di Zeloti che può prendere un sacco di per rinfoltire l'esercito. C'è stato anche un attacco frontale. Forse no, no. Non c'è stato un attacco frontale. Osservatore in questa zona che vede a questo punto tutto quello che è successo, quello che ha fatto Jakiji. Vediamo SCV che vengono pullati tutti insieme. Questo è l'all-in finale da parte di Jakiji che proverà a vincere qui la partita o a perderla. Dipende tutto da come ci si regolerà. Rimane un SCV a minare gas. Vediamo. Ecco qua. Ottima mossa da parte di Stardust di chiudere come sempre la rampa per dividere l'esercito. Jakiji che salva i suoi SCV perché gli servono, gli serve che stiano davanti per prendersi i danni. Scan per distruggere gli osservatori di Stardust.
Stardust. A questo punto ci sarà probabilmente un doppio attacco, drop nella main e attacco nella rampa principale. Vediamo che vengono... Ottima mossa di Stardust, affronta con gli zelotti il drop nella main e chiude la rampa sotto con i force field delle sentry per evitare che il doppio attacco. A questo punto vediamo se magari le sentry sono forse scariche. No, altro doppio force field per bloccare la rampa. Questa volta con le Medivac riesce a salvare le unità intrappolate e a curarle, cosa abbastanza importante. Vediamo se a questo punto sì, le sentry sono scariche, ma l'esercito di Stardust è diventato abbastanza imponente. Prova a micrare Jakiji, ma con un altro doppio force field è costretto a ritirare fuori le proprie unità. A questo punto potrebbe anche ingaggiare frontalmente Stardust, decide di farlo e i suoi zelotti probabilmente hanno la carica. Sì, hanno la carica, ingaggia frontalmente senza problemi. A questo punto direi che l'all-in di Stardust non è andato a buon fine. Micra come un dio tutti questi Marauder, non ne perde praticamente neanche uno grazie alla granata concussiva che rallenta le unità, ma arriva il GG in questo momento. Jakiji ha provato un all-in che si può fare solo in questa mappa, perché l'unica che permette di ha la base oro molto vicina alla base principale, quindi che permette di fare questo giochino solamente ai terra, perché hanno gli edifici che volano. L'idea poteva essere buona, peccato che Stardust si è giocata bene con quelle sentry, fermando continuamente i push in questa zona, macellando lentamente le unità che venivano intrappolate dentro e quindi decimando lentamente l'esercito di Jakiji fino a che ha avuto e rinfoltendolo nel contempo il suo, fino a quando non ha avuto semplicemente un esercito che era al doppio di quello dell'avversario. A quel punto ha potuto ingaggiare frontalmente, micrata da dio di questi Marauder che erano veramente immortali in questa zona, con anche questo Marine. Ma fatto sta che 5 Marauder e un Marine non possono reggere contro questo esercito, pur micrati in maniera eccelsa, non possono reggere. Bene, Stardust si guadagna il passaggio ai quarti di finale. Jakiji purtroppo torna a casa. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici, pagina di Facebook, indirizzo email sempre in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video con un altro ottavo di finale. Ciao!